Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di Lo Zoo di Football, ragazzi, il gruppo famoso Facebook. Il link lo trovate nelle info. Allora, ragazzi, video prelavoro, perché mi sto accingendo, sono le 13.05 ad andare a lavorare. Abbastanza freddo oggi. E stamattina ho pubblicato un video registrato ieri, per chi non l'avesse visto è pregato di andare a vedere, vedete cosa è successo e chi ho beccato. Diciamo, nel momento che mi stava andando bene, Konami, raga, mi sento un po' raffreddato, ma anche se non mi cola niente, mi sto riempendo di medicine. Allora, era da un bel po' che non facevo il video dalla Konami mobile, ragazzi. Allora, cosa ci aspettiamo domani? Beh, più o meno avete già saputo tutto. Anzi, raga, apro e chiudo una parentesi. Per chi è iscritto al PlayStation Plus, tra dicembre e marzo c'è il classico member che danno le 300 monete e 20, non mi ricordo, 20 o 25 allenamenti ESPO, o 10, non mi ricordo, da 4.000 ESPO per chi ha l'abbonamento annuale base anche. Allora, cosa ci si aspetta domani? Raga, io guardo avanti perché oggi ho i capelli, guardo avanti perché sto sulla tangenziale da Foggia a Bari. Allora, più o meno avete già saputo cosa esce, cosa ci sarà, cosa dovrebbe esserci, cosa daranno non si sa, anche perché non so che pacchetti usciranno. Per me usciranno qualcosa, ci saranno i nuovi contratti mirati, ci sarà l'azzeramento del discorso, cioè ci sarà anche il discorso di rinnovare i GP con i nuovi contratti con i GP. Raga, però tutto sentito parlare tranne che dell'editor, cosa che sapete benissimo, chi mi conosce sa che ci tengo. Mi sarei divertito di più, a meno che ci sarà qualche sorpresa domani, ma l'avrebbe, come qualcuno ha già detto, se ne parla l'anno prossimo, perché insomma, cioè, andiamo a quasi 3 anni che tu non mi metti l'editor. L'editor, uno si dirà, che cazzo è? Crearsi le proprie magliette, diciamo. Io mi voglio creare le mie magliette famose, come ben sapete, utilizzarle dove solo io le posso utilizzare, o chi ha la patch, perché ci saranno anche, mi auguro, le patch, la patch di chi li scarica. Tipo, se uso la maglietta della Juventus della Champions League nell'ultima Champions League del 96, se l'altro, se la cioè voi la vedete perché io la utilizzo e quindi porterò video e live, però chi sta dall'altro lato e vuole vedere che io sto utilizzando la mia maglietta della Champions del 96 della Juve deve avere la stessa patch, o le magliette che metto io, che io posso mettere in base alle squadre, ma l'avversario, se la vuole vedere nel mentre sta giocando lui, deve avere la mia patch. Vabbè, è facile, più i palloni, cazzi e mazzi, ragazzi, i palloni anni 70, anni 80 non se ne vedono ancora. L'editor Konami non ne vuole mettere. Metterà il nuovo sistema di matchmaking? Alla fine non metterà un cazzo, ragazzi, se è come l'hanno spiegato, perché era così semplice rimettere i punteggi Konami anche per chi è in D2 e D3. Tipo, io sono ormai costantemente in D2, arrivare in D1, anche per chi vuole vedere il video di stamattina, vi possa anche andare a vedere cosa mi è successo. Se io becco su 7 partite 3 divisione 1, non ex divisione 1, 3 divisione 1 di cui tutti top 100 o anche top 5 al mondo, allora ditemi io come cazzo posso arrivare in D1 mai. Allora io dico, metti i pari meriti, se io sono in D2 tu mi devi mettere massimo D2, me la devo giocare con chi è in D2. E uno dice, vabbè, ma l'algoritmo come fa a calcolare se tutti, poi non c'è nessuno in D2, che è impossibile. Sto in D3, fammi giocare con i D3. Dal momento in cui io dovessi arrivare in D1, è giusto che io giochi contro i D1, perché io non sono da D1, mi fai passare la voglia. Non lo vuoi fare?
vuoi fare kickback, cioè guardate l'intelligenza di Konami, chi è in D3 può trovare D2 o D1, cioè io non lo so, chi è in D1 può trovare D2, D3, chi è in D2, D3, D1, chi è D4 mi sa D5, D6 o D7, che mo ci sono in basso, cioè, ma se io sono D2 o D3, perché cazzo poi andrà a finire che beccherò sempre D1? Piacerà al cazzo che chi è in D1 trova a noi, fa il DP e vince. No, giocati con i D1, non rompere i coglioni, tu avversario e tu Konami. Non vuoi, perché i punteggi stanno solo da in D1? Io sono un D2, qui sarebbe un 1000 per Konami, un 1499, perché mi sa che parte da 1500 D1, eh? Mettimi punteggio. Se io sono di 2 valgono 1100 e becco un D2 che vale quasi 1500 o 1499, va bene, ok, più forte di me, c'ha più punteggio di me, però un D2 e no. E allora quale cazzo è la logica di sto gioco? Se io mi sono rotto i coglioni, sono 3 anni sempre la stessa cosa, non sono un D1, non sono bravo, sono un giocatore normale, mi diverto, poi che faccio oggi prima di andare a lavorare? Ho fatto i servizi, ho detto faccio l'accesso giornaliero, dove mi sono preso il discorso del member PlayStation Plus member. Allora dico io se cazzo, stavo leggendo un messaggio, uffa, non mi viene in mente, maledetta a me, che cazzo stava a dire il discorso delle divisioni. Quando leggi i messaggi ti blocchi perché pensa al messaggio che ti è arrivato. Guarda quest'altro coglione, come cazzo corre, sto deficiente col culo. Se io sono un D2, ah no, ecco il discorso di stamattina, ho fatto i servizi e avevo un 3/4 d'ora di tempo, poi faccio l'accesso, faccio una, così domani vado a fare i servizi e poi dovrei, perché domani non lavoro, dovrei fare il video di ragionamento e tutto. Se io accendo, gioco, mi finiscono gli eventi Italian Clubs là, online per avere le abilità. Ragazzi, ho giocato con i miei meriti, i miei pari meriti di 2 o di 3, me li sono mangiati a colazione, ho fatto parecchi gol, ho giocato bene, una squadra scelta dalla CPU, cioè ho messo in automatico, l'ho sistemato un po' mio, lo schema era mio, li ho sistemati un po' i giocatori, ho giocato con Totti, Gullit, Berardi, Leao, Lobotka, Danilo, Ambrosini, Gullit, Zamorano, giocatori che ogni tanto non uso mai, mi piace utilizzare. Ragazzi, ho giocato da Dio, fluido, perché in divisione non succede questo, perché i server sono diversi, non si sa, perché c'è meno utenza nelle challenge online, non si sa. Rimetti i punteggi nelle challenge online, vi ricordate prima? Oltre alle divisioni si facevano le challenge e anche lì ti davano i punteggi, c'era il moltiplicatore, ogni per 5 avevi il moltiplicatore. Perché le tolte una cosa? Tu stimolavi la gente a dire oh, sono professionista, sono oro, sono merito campione, c'ho lo scudetto, c'ho l'Hall of Fame, c'ho lo bucciolo da mamate. Ma mettilo, rimetti. Io sto parlando dell'online, ragazzi, a me delle cose che non escono offline, a me non me ne è mai fregato un cazzo, mi dispiace, possono mettere quello che vuoi, raga, ma la gente, tanto io ho provato a portare qualcosa di offline, non la caca più nessuna, la gente piace gli spacchettamenti e le gasteme online, parliamoci chiari, i miei numeri parlano chiaro, non faccio più i numeri di una volta, non faccio i numeri di qualche altro mio collega, va bene, però nelle live ci stiamo mantenendo, ci siamo. Mettimi l'editor, sistema, oh, hai detto che ascolti gli utenti, ascolta la community. La community sta dicendo devi trovare una soluzione alle divisioni. Non è normale, lo dico per l'ennesima volta, che nell'ultima volta, per l'ennesima volta che ho fatto la D2 e mi stava andando bene, su 7 avversari, 4 miei pari meriti, li ho battuti e becco 3 divisione 1, che uno ci stava pure, ma le altre due mi hanno massacrato, in primis Gianluca e l'altro il top 5.
se sono a quei livelli loro, io non lo sono, ma che cazzo mi metti a fare a giocare contro loro? Sciacquiti palle a giocare, si impara. Ma che cazzo me ne frega a me di imparare? Io sono questo e voglio giocare con chi è cazzo uguale a me. Ma c'è, me ne frega a me. Si scannassero tra di loro. Se dovessi arrivare di uno, va bene, mettimelo. Prima c'era il punteggio. Se io ero un 2000, non beccavo i 1000, non beccavo i 700, raramente. Ma tu su 3, su 7, 3 me li hai dati top, top 100, top 10, top 5. Non è normale. È come se uno di loro che mi ha battuto divisione 1 è una schiappa. Che cazzo te devo dire? A pulirsi il culo, io sono un top 10 a pulirmi il buco del culo. Non lo so, se uno di loro è bravo a fare quello, io sarei bravo forse nella vita a fare altro. Che cazzo c'entra? È come se il Bari sta in Serie B, che è una merda quest'anno, puttana Eva, non so perché va a giocare contro squadre di Serie A. E no! Sei da Serie B, deve giocare con squadre di Serie B. Cioè, che cazzo di criterio è questo? Ma ci vuole la logica. Basta fare un passo indietro e rifarlo come qualche anno fa. Te lo stiamo dicendo tutti. Te lo dice la percentuale che è in D1. È dello 0, boh! Cazzo, si è messo le percentuali. Ci sarà un cazzo di motivo? Sono incazzato perché mi sono rotti i coglioni. Non me ne frega un cazzo della D1, ve l'ho sempre detto. Io voglio giocare fluido. Poi becchi laggatori e c'è l'input lag. E la muerte da tante, e la murte da tante, da sort e da tutto che da chiave che da mamma. Poi la gente qua in mezzo a sé mi guarda, dice, ma questo con chi cazzo sta parlando? Vabbè, è stato un piccolo sfogo. Questo che mi aspetto domani, un cazzo! Una beata minchia, non ci sarà nulla. Sarà la solita merda. Picchette, bacchettini, bacchettotti, stu cazzo, ecco cosa sarà. Poi la gente ti trova, e che ti piace shoppare? A me proprio shoppare quest'anno pare a zero. I giocatori che ho, parecchi, sono di 3 anni quasi, sono 3 anni che abbiamo questi giocatori, quindi non è che io ho specchiettato tutto oggi, sono anni, oltre che io, per l'ennesima volta ribadisco, monetizzo e anche non poco, mi va bene quello che monetizzo al mese, va benissimo, non esco un cazzo di euro dalla tasca mia da anni. Bisogna portare qualche contenuto, andate a rompere i coglioni quelli che fino a qualche mese fa ci hanno sputato sopra sul gioco e poi vanno spendendo i soldi adesso, perché non li andate a rompere i coglioni a loro? Apri e chiudi una parentesi, adesso sono diventati tutti youtuber, tutti Twitchman, diciamo, a me mi va bene pure, però ragazzi non state raggiungendo i numeri, cioè ve la dovete prendere con voi stessi, non potete copiare Tizio, Caio, sembro. Se una certa persona e un'altra persona o io più o meno facciamo gli stessi numeri in questi anni, che cazzo volete da noi? La gente non vi caca, cioè fate video di 1, 12, 20 visualizzazioni, raga, ma a un certo punto di ma che cazzo me lo va a fare? Pure io se arriverò a fare, guarda quest'altro coglione, a fare questi numeri di merda, io prendo e chiudo il canale. Però mettete la faccia, non fate video senza faccia. Ripeto, io poi non ho l'attrezzatura e non la potrò mai fare in casa mia, perché a me piace stare con la mia bambina. Io accendo la play senza la presenza di nessuno. Di nessuno, io registro o faccio live quando sono solo. Sono anni, ma sempre è stato così. Perché a me piace stare in famiglia, piace stare con la bambina. Se io devo fare altro, faccio altro. Però continuo a farlo. Quindi l'attrezzatura, metti la telecamera e poi la devi registrare su uno, su un hard disk esterno. Poi devi passarlo sul PC, poi lo devi accorpare. Ma che cazzo me ne frega a me? Beh, spero prima o poi che la Sony metterà il discorso di avere speso anche soldi alla telecamera in HD o anche di più della PlayStation. Possiamo oltre a fare live, perché se posso fare live con la cazzo di telecamera, potrò anche registrare Konami con la telecamera gula la muerte da tant. Che cazzata è che io Konami, sempre Konami, ma Konami ce l'ha con tutti. Ce l'ho con tutti. Cioè, sta in mezzo a tutti. La Sony
perché non la metti? Fammi fare il video con la telecamera che c'è già e posso giocare. E no, non si può fare. Che cazzo è questo? Vabbè, raga, uno sfogo generale X. Domani non ci aspettiamo una beata minchia. Se mi metti l'editor, mi farei almeno contento. Almeno mettimi l'editor, mi fai contento. Il matchmaking tu non lo vuoi sistemare. La divisione 1 tu non la vuoi sistemare. Vuoi andare avanti così? Andiamo così. Allora, io ho chiuso in divisione 2 e quindi parto di nuovo dalla 5, giusto? Chi è in divisione 1 parte dalla 3. Mi va bene. Quindi io troverò avversari di mia portata, diciamo, all'inizio. Va benissimo. Questo mi va bene. Arrivati di 3, mi gioco 3 quarti di coglioni che ce l'ho belli, belli, belli depilati, che troverò tutti di 1. Ma anche il di 1, dico io, che gusto hai di giocare contro me che non ci sono manco mai arrivato e sono normali? Pensi che ti rompi i coglioni? Come io, ragazzi, sono sincero, tutte le volte che sto in live o faccio un video e becco avversari che non sono la mia portata, io lo dico subito. Che rottura di coglioni, perché non la quitti? È brutto dirlo, però, raga, mi scassi i coglioni. Penso pure loro nei nostri confronti. Comunque, mi sono dilungato troppo. Abbiamo fatto anche abbastanza tardi. C'è sempre traffico. Ci si vede domani, ragazzi, con un video. Sperando di non peggiorare la mia situazione di salute, perché non starò pieno di mucchi, raga. Sto pieno di mucchi, secondo me. Spero si sia sentito tutto. Che altro dirvi? Ci si vede domani. Saluto tutti, belli e brutti, i miei moderatori, i miei iscritti e non iscritti. Ah, ribadisco che se si fa una live sabato, domenica, non so quando, nell'Immacolata, ma non credo, la chat sarà solo composta da chi è iscritto. Chi non è iscritto può vedere, ma non può scrivere. Vuoi scrivere? A fare il deficiente che come lo fai ogni volta in una live, ti iscrivi, ti crei la centesima volta l'account, ti iscrivi e vieni a chattare con lo zio, ok? Beh, ragazzi, ci si becca domani. È sempre solo un Konami Vaffamock, sempre solo Konami Vaffamock. Gula la muerte di sto camion, dove? Ciao Vanium, vi voglio bene.